Sono? Sì, siamo noi. C'è un gruppo di altri che noi lo lasciamo, Giuseppe, ci giriamo un po' quello che questo qua, se qualcuno vuole fare le slide che si prepara. Io ragazzi ho portato il lencio verde perché non ho avuto tempo di organizzarmi. A me mi serve questo spazio. Ma io posso anche nuovo. Com'è che si passa? Cioè questa no, non è. Dov'è ma come sei questo? Tecnologico? Siete conto che il microfono è questo qua? No, ma tanto è alto. C'è il microfono che passa. Stiamo facendo un cerchio. Siamo pochi, è inutile fare. Deve stare con noi, se no facciamo il cerchio a metà. Venga. Non c'ho la presa di là. Se te la devo fare tutta, non c'ho la presa. Lo puoi mettere qua sopra? Mettilo qua sopra, no? Anche più basso, no? Vedi se è troppo alto. No, più che altro rompo il cazzo a Claudio. Claudio, il filo ti dà spazzino? Sì. Così? Beh, ti lo passare. Questo e lo spunti per così, no? Cioè, c'è infatti quello che vogliamo fare. Ma dai, basta. Ci sei? Sì, però se dovessi spostarmi più in là con la telecamera, vabbè, sposto. Va bene. Quali sono i colori? Magari. Dove ti vuoi mettere? Sì. Tu là, tu dove ti metti? Dai, tu stai lì, Maurizio lì, chiudo la porta e iniziamo. Basta. Vieni più indietro. E non c'ho più spazio, c'è un posto. E se no io prendo praticamente... Allora, bello, così mi piace molto. Microfono, piede il microfono, sennò qua non sentiamo niente. No? Mi fa ridere dover parlare al microfono in un cerchio, ci proverò. Piccolo cerchio, ci sentiranno da Cinisello Balsamo. Allora, io ho organizzato in fretta e furia questo incontro, è venuta l'idea grazie al dottor Fagone, al quale collaboro, che è il mio omeopata anche, oltre ad essere il mio medico di base. E niente, quindi ci è venuta questa idea di fare un incontro per i candidati, per delucidarli sullo stato dell'arte, sulle medicine complementari, poiché è uno dei nostri punti del programma. Quindi volevamo capire effettivamente quali esperienze ci sono in Italia dell'inserimento delle terapie complementari nel Servizio Sanitario Nazionale, e questo è il motivo per il quale la dottoressa l'agopuntrice ci illuminerà sull'esperienza di Pitigliano, che è appunto l'unico ospedale al momento in Italia che ha adottato questa metodologia di cominciare a far lavorare le figure che lavorano nelle medicine complementari, nello specifico l'agopuntore, l'omeopata, fitoterapia, sono le tre figure che sono state inserite, che collaborano direttamente con l'ospedale. Lo psicologo non è una terapia complementare, è riconosciuta e ha un suo inquadramento, quindi sicuramente ci saranno anche gli psicologi, però non è una medicina complementare. E niente, quindi volevo dare appunto una visione generale su questo. Io inizierei a fare una breve presentazione di tutti, perché tanto lavoriamo come un qualsiasi gruppo di persone che con un tavolo di lavoro, quindi fare un giro a tutti, ognuno si presenta, dice cos'è che fa, perché qua, un minuto, due minuti a testa, e poi cominciamo. Giro di qua o giro di là? Giro di là. Sono Maurizio Romanò, psicologo, psicoterapeuta. Sono candidato alle elezioni regionali nella circoscrizione di Monza Brianza. Ho collaborato, sto continuando a collaborare alla realizzazione del programma Sanità per la Lombardia.
facciamo un giro, poi se è necessario. L'ho detto. Diciamo, se poi sarà l'occasione, magari andiamo a fondo anche sulle esperienze personali, che cosa mi ha portato qui al di là della candidatura. Io sono Anna Barranco, anch'io sono uno psicologo psicoterapeuta, sono consigliera dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e sono stata invitata da Maurizio a vedere se appunto potevo essere interessata a condividere un po' queste esperienze, soprattutto per quanto riguarda il lavoro in corso per la riforma della sanità, ma soprattutto per quanto riguarda questo versante, quindi del benessere, delle cure. In particolare, poi vabbè, se ci sarà tempo vi spiegherò un po' quello che stiamo cercando di fare a livello associativo con i counselor, i psicoterapeuti bioenergetici o comunque la psicoterapia umanistica in generale, che fa fatica a trovare un suo riconoscimento e una sua identità all'interno dell'ordinamento così come è oggi, appunto con la legge Ossicini. Ci sono dei movimenti sia legislativi che politici che in questo momento stanno maturando e siccome c'è, diciamo così, il tempismo, diciamo, anche di questo grosso rinnovo che sicuramente ci sarà a livello regionale ma anche probabilmente parlamentare, nazionale, insomma, sono interessata un po' a capire se il Movimento 5 Stelle e i professionisti della salute e del benessere anche un po', diciamo, alternativi sono interessati a convergere su un progetto di cui poi vi potrò dire qualcosa di più. Io solo una cosa su alternativi, noi utilizziamo sempre complementare, perché se uno ha bisogno di un intervento chirurgico, io di alternativo non gli posso fare niente, solo per, perché sennò poi ci attaccano, poi alternativi non siamo complementari. Ciao a tutti, io sono Palacchi Rosi, faccio parte del Movimento 5 Stelle, sono solo una fruitrice di osteopatia, omeopatia eccetera, mi interessava molto questa cosa. Basta. Andrea La Magda, candidata alle regionali nella provincia di Brescia. Sono totalmente a digiuno dell'argomento, vi chiedo di essere poco tecnici per essere il più possibile comprensibili. Grazie. Sono Laura Farinella, candidata alle regionali, sono fisioterapista e interessata all'argomento della regolamentazione e della strutturazione appunto delle medicine complementari. Marco Borghi, candidato anch'io alla provincia di Milano, faccio l'architetto, quindi in questo caso sono un po' pesce fuor d'acqua, però siccome mi interessa capire tante cose e non solo del mio campo, sono qua per ascoltare e anche per imparare. Fabio Scalzotto del Movimento 5 Stelle di Cineosello, sono venuto per curiosità perché sono abito qua. Bravo. Non ho competenze in materia, però ascolto volentieri. Io sono Anna Comella, sono del Movimento 5 Stelle qui di Cinisello e sono qua perché lui mi ha mandato l'indicazione, però sono una psicoterapeuta e da tempo ho abbandonato qualsiasi contatto con tutti gli altri dell'ordine degli psicologi perché non mi ritrovo, non mi sento assolutamente rappresentata dell'ordine né da tutti gli altri che fanno parte della gerarchia politica, che fanno scelte sia da un punto di vista previdenziali che altro, mi fanno solamente urtare, quindi meno so meglio è, ecco. Quindi sono un cane sciolto, ecco, un po' così, e mi fa piacere trovare delle persone che con le quali magari posso condividere questa sorta di agonia. Giuseppe Pagone, faccio l'omeopata, il medico di famiglia a Milano. Io sono nel Consiglio Direttivo Nazionale della FIAMU, che è la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati. Mi interesso in maniera indiretta anche della legislazione, in quanto con il Consiglio Direttivo della FIAMU siamo abbastanza attivi in questo momento nell'elaborare in collaborazione con l'AIFA e con alcuni personaggi del Ministero della Salute, delle legislazioni o almeno delle regolamentazioni della medicina omeopatica e delle medicine non convenzionali o complementari,
Il problema sulla definizione è molto discusso perché sia in Europa che in America del Nord si usano entrambe le dizioni, quindi si usa sia medicina complementare che non convenzionale, e quindi la medicina alternativa è stata bandita come definizione perché non c'è in realtà una vera alternativa dal punto di vista scientifico, semplicemente c'è una complementarietà o una non convenzionalità del tipo di medicina che si usa. In realtà le medicine che sono state messe in campo ultimamente sono tutte ben definite, poi parleremo anche delle definizioni delle singole medicine, delle singole pratiche, perché credo sia importante questa cosa, intanto mi sono presentato. Io sono Maria Teresa Torri, sono medico antroposofo e in realtà per gli antroposofi si parla di un ampliamento dell'arte medica, quindi questa è la definizione che noi abbiamo della nostra medicina, e sono stata il medico scolastico della scuola steineriana, che forse è molto più noto dell'antroposofia, e per 25 anni è dal primo anno che sono libera invece da questo impegno. Poi magari parleremo di quello che è la medicina antroposofica, che è abbastanza complessa. Io sono Cecilia Lucetti, vengo dalla Toscana, e sono di Siena e partecipo, diciamo, a questo primo progetto di medicina integrata in ospedale, progetto pilota in Italia ma anche a livello europeo, come spesso succede in Italia, insomma ci sono dei guizzi che riescono a risvegliare l'interesse anche di grandissimi centri in Europa. Io faccio l'acupuntore e nel nostro centro, diciamo, siamo 6 professionisti selezionati in base a delle graduatorie fatte sulla medicina integrata per la prima volta, diciamo, e ci siamo integrati in due corsie, quelle che si chiamano corsie, una è una medicina generale e un'altra una riabilitazione ortopedica e neurologica, e partecipiamo a questo progetto con tanto entusiasmo, nonostante, insomma, che ci siano luci e ombre della nostra presenza, e poi, insomma, ne parleremo dell'esperienza nostra della regione toscana, che può essere d'aiuto anche, diciamo, per chi vuole intraprendere un percorso che ha le sue basi sia, diciamo, teoriche nell'approccio al malato, ma anche da un punto di vista proprio monetario. Vedremo, insomma, che i risultati possono essere interessanti nell'approccio soprattutto al paziente cronico. Perfetto. Ok, adesso se siete tutti d'accordo io inizierei. Io sono Vincenzo Gulisano, faccio l'osteopata e fino a prima di entrare in maniera così assidua nel Movimento 5 Stelle facevo anche ricercatore, e ultimamente è un'attività che ho un po' abbandonato. Io ho esperienza della pratica dell'osteopatia all'interno di vari progetti di ricerca nei vari ospedali, nulla di integrato come stanno facendo, solamente al buon cuore di alcuni saggi professionisti, quindi di alcuni primari che si prendono la responsabilità di farci accedere, diciamo, alle strutture. Noi abbiamo grosse difficoltà a superare il meccanismo del comitato etico, che chiunque fa ricerca deve comunque entrare a che fare col comitato etico. I comitati etici al momento, per come sono fatti almeno dell'esperienza che io ho in Lombardia, sono anch'essi dei centri di potere e di interesse, cioè ci sono tante richieste di ricerche cliniche da poter fare, però ovviamente se sei una casa farmaceutica hai possibilità di dare dei bonus, diciamo che forse fanno prima il loro che il nostro. Io sono rimasto in attesa 1 anno e mezzo per avere, diciamo, l'autorizzazione a iniziare una sperimentazione che è già stata fatta negli Stati Uniti regolarmente, che prevedeva l'intervento col trattamento osteopatico nei pazienti cardioperati, quindi che fanno sternotomia, quindi interventi di bypass oppure sostituzioni valvolari. Questo progetto prevedeva un trattamento dei pazienti subito dopo l'intervento, quando ancora i pazienti sono anestetizzati. No, non sto parlando. No.
Nei bambini facciamo altri studi, poi se vuoi ti racconto cosa stiamo facendo con i bambini, principalmente sui prematuri lavoriamo. Adesso poi magari faccio una parentesi anche su quello. Però per quanto io volevo fare l'esempio appunto delle difficoltà che abbiamo con i comitati etici, proprio perché ho aspettato un anno e mezzo questa autorizzazione per poter fare questo studio, questa autorizzazione poi non è mai arrivata perché il fisiatra responsabile che doveva dare il parere tecnico al comitato etico non conosceva l'osteopatia, pensava potesse essere rischioso e quindi non ci ha fatto fare questo studio. Considerate che vabbè, dallo studio preliminare che è stato fatto negli Stati Uniti si accorciava di un bel po' la degenza, perché uno dei problemi che si hanno quando... Adesso io mi sto dilungando, devo presentarmi, basta? Ah, no, continuo. Siamo già entrati nel tema, alla bomba. Niente, quindi dicevo, il vantaggio che si potrebbe avere con un tipo di intervento del genere che sembra banale, non so se voi conoscete cosa avviene durante un intervento chirurgico a cuore aperto, quello che succede è che si apre lo sterno, l'apertura dello sterno già comporta una lussazione delle articolazioni costali anteriormente a queste articolazioni casualmente ci sono i gangli del sistema simpatico, che sono delle strutture molto importanti che automaticamente vengono irritate da questa apertura che viene fatta con nessuna cautela, perché il punto è anche questo, giustamente quando tu fai una cosa di prassi non vai a pensare a che cosa stai facendo, no? Quindi una volta che si apre lo sterno, si mette il divaricatore, si apre alla brutta e questo è un trauma per i tessuti posteriori. Quindi questi tipi di tecniche servirebbero proprio a far riequilibrare prima il sistema orto e parasimpatico che viene fortemente debilitato, stressato dopo un evento del genere, però sembra che questo non interessa a nessuno perché ovviamente io non porto un farmaco, la mia ricerca è gratuita, vado là gratuitamente a fare, quindi non posso pagare nessuno, ecco. Quindi diciamo che l'interesse su questa cosa è proprio minimo. Questa è una delle cose che secondo me dovremmo cambiare per quanto riguarda la ricerca, perché dare la priorità solo a chi ha i soldi per fare la ricerca, in teoria sì, però in pratica non è assolutamente così, perché ovviamente il comitato etico per riunirsi ha un gettone di presenza per ogni persona del comitato etico e chi glielo dà, quindi non si riuniranno mai per me, diciamo che a me mi mettono perché c'è qualcuno che gli ha dato i soldi per riunirsi, sia esso la regione, adesso dipende dai vari enti, però ci sono alcuni comitati etici all'interno degli ospedali, cioè dipende dal comitato etico, quelli si riuniscono ma perché comunque un gettone lo devono prendere, basta. Io comincerei, se siete d'accordo, col dottor Fagoni che ci fa, anzi, ditemi voi, faccio fare un piccolo cappello al dottor Fagoni sulla stato dell'arte dell'omeopatia, delle medicine convenzionali. Perfetto, perfetto. Cominciamo a lei che ha. Voi hai delle slide qualcosa? No, le di carbonio. Ce le ho le slide, però. Non le ho fatto per metterci in difficoltà, non ti preoccupare. No, io sì, l'ho fatto stamattina alle 8, mi ha detto c'ha le slide e torno io no. Allora, si sente sul microfono, vero? Ok. La cosa importante da comprendere è che in realtà sulle medicine non convenzionali esiste tutta una serie di luoghi comuni, di mitologie, di false informazioni che andrebbero almeno chiarite. Uno dei motivi per cui io in genere tendo a fare delle conferenze col pubblico, con professionisti, vado in giro a fare tutte queste cose qui, è perché per me è importante che la gente sappia che cosa sono le medicine non convenzionali e che quindi possano scegliere, giusto? Possano scegliere a ragion veduta quello che decidono di fare. Per me il consenso informato è una pratica fondamentale nel rapporto tra il medico e il paziente. Tra parentesi, una cosa che difficilmente viene percepita in giro è il fatto che la medicina esiste perché esistono gli ammalati. Se non ci fossero gli ammalati, i medici non esisterebbero. Quindi questo qui è centrale in tutta questa discussione. I medici e la medicina esistono perché sono delle persone che si ammalano o delle persone che potrebbero ammalarsi continuando a condurre un certo regime di vita scorretto. Quindi, il medico o chi opera nel campo della salute ha come compito quello di correggere gli stili di vita, di indicare delle corrette condotte igienico-alimentari, di vita
di movimento e tutto, e poi se questo non è stato sufficiente provare a ridurre lo stato di sofferenza e guarire i pazienti. So, chiuso la discussione su che cos'è un medico e perché esiste. Senza malati non esistono i medici, no? Ok. Quindi, nel tempo sono state fatte diverse prove su come fosse possibile risolvere le malattie e le sofferenze delle persone. Le medicine non convenzionali non sono un retaggio dell'antichità o una moda o un'invenzione che negli anni è stata portata avanti. Semplicemente sono il permanere di una serie di saperi che si sono sviluppati nei secoli, nei millenni anche, e che hanno una loro ragione d'essere. Un esempio banalissimo che io faccio ai miei pazienti quando li rinvio per esempio a un agopuntore è: scusate, ma in Cina sono 1,5 miliardi, se l'agopuntura e la medicina tradizionale cinese non fosse una buona medicina non ci sarebbero arrivati a questo numero. Lo stesso vale per la Ayurveda, in India sono 1,3 miliardi, quindi in qualche modo ci saranno arrivati a fare questi numeri, non solo perché figliano, perché poi rimangono in buona salute anche. Sì, anche in Africa figliano, però non raggiungono quei numeri perché hanno delle grosse difficoltà dal punto di vista della gestione della salute. Allora, quando si comincia a ragionare sulle medicine non convenzionali, non le si può assolutamente distaccare dal corpus del sapere della medicina in generale. Cioè, qualunque medico faccia l'agopuntore, l'antroposofo, l'omeopata, il medico ayurveda, conosce l'anatomia, la fisiologia, la patologia, quasi tutti questi, oltre a essere laureati in medicina e chirurgia, quindi oltre ad aver fatto i 6 anni di studi canonici con tutto quello che questo comporta, ha una specializzazione. Io per esempio sono medico del lavoro, altri colleghi sono pediatri piuttosto che neurologi o endocrinologi, medici del territorio, cardiologi, insomma, ronchi e cardiologi. Quindi quello che noi vorremmo far comprendere prima di tutto alle persone che chiedono una medicina non convenzionale e poi ai nostri colleghi medici e che hanno a che fare con medici. Diverso è il discorso delle terapie manuali, dove comunque osteopatia, kinesiologia applicata e così via, shiatsu, sono delle pratiche che implicano comunque una conoscenza di base più o meno tecnica, per cui non so, lui viene dalla scuola di scienze motorie e ha comunque una conoscenza del corpo umano, dell'anatomia, delle articolazioni, della funzione dell'organismo. In più queste scuole garantiscono una formazione prolungata nel tempo con una pratica, e questo è essenziale da sapere, perché quando uno fa per 5 anni un corso di formazione in osteopatia o in kinesiologia o fa un corso di omeopatia che implica una formazione di 600 ore più la pratica clinica più l'aggiornamento costante con i seminari, quel medico o quel terapeuta ha comunque una affidabilità legata al corpus dottrinario che ha studiato. E queste medicine quindi andrebbero riviste all'interno di quella che è la pratica medica comune. Quando la dottoressa Torri diceva l'antroposofia è una medicina allargata, in realtà dà una definizione che è propria di tutte le medicine non convenzionali. Un omeopata è un medico chirurgo laureato in medicina, specializzato in quello che vuole, che in più ha un'altra conoscenza che è la medicina omeopatica. La cosa meravigliosa, per esempio, del mio lavoro è che io faccio il medico di famiglia e l'omeopata, lo faccio in 2 luoghi diversi, ma sono sempre io che lo faccio. E quello che io conosco nella medicina di base è estremamente utile quando io faccio il medico omeopata, e viceversa, tutta la mia conoscenza di omeopatia è indispensabile nel rapporto che io instauro con i miei pazienti nella medicina di base, perché questo permette loro di avere un medico che non li considera solo come malattia, ma come soggetti complessi che hanno anche quella malattia per cui vengono nello studio. E questo è l'atteggiamento di tutti i medici che si occupano di medicine non convenzionali, perché per l'agopuntura è la stessa cosa, per l'antroposofia, per la Ayurveda, per tutte queste medicine.
In Italia esiste un forte movimento di opinione da questo punto di vista, e questo è stato in grado di spingere l'AFNOMCEO, cioè la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, a stilare un documento in cui vengono riconosciute delle medicine non convenzionali come medicine che possono essere praticate dai medici. Quindi c'è stato un ordinamento ben preciso, sono state elencate 7 medicine: la medicina, l'agopuntura, l'ayurveda, la medicina omeopatica, l'omotossicologia, la fitoterapia e le medicine, no, e le medicine, no, no, le medicine manuali, le medicine manuali sono state tenute fuori perché non sono, te lo dico subito, la medicina cinese, mancava la medicina cinese, allora mancava. Sì, medicina cinese e agopuntura vengono ricomposte nella stessa, nello stesso gruppo. Sono dei medici, cioè. Che cosa? Scusa? L'agopuntura preservata solo dai medici. Sì, tutte queste sono, sì, pratiche. L'agopuntura in maniera particolare perché è una tecnica invasiva. Mentre lo shiatsu o il tuina o altre pratiche manipolative non implicano, come dire, la violazione del tegumento, della pelle, l'agopuntura invece sì, perché penetri con qualcosa all'interno del corpo umano e quindi ha una, come dire, una definizione medica. Poi comunque tutte queste medicine hanno tutte una loro complessità interna, per cui comportano comunque un atto diagnostico. Quindi si fa una diagnosi di che cos'ha il paziente, ognuno con la sua metodologia, per cui nell'omeopatia la diagnosi coincide con la scelta della medicina che sarà prescritta, nell'antroposofia con il percorso terapeutico che sarà seguito, in agopuntura nell'insieme di valutazione dell'equilibrio dei meridiani, e poi lo spiegherà lei con molta attenzione. Devono essere medici, sì, cioè quelli che praticano questo, sì, tipo di medicine, è, sì, è un albo all'ordine dei medici di Milano, con tutti, e noi siamo segnalati, quindi se un paziente vuole un medico antroposofo clicca sull'ordine dei medici, sulle specialità diversificate, e trova l'elenco dei medici antroposofici, per esempio dei medici omeopati, per esempio gli agopuntori. Prima eravamo una diciamo massa. Che sono state sentenze, più che in legge sono state sentenze successive, esatto, della Corte di Cassazione, che hanno, diciamo, stabilito i limiti della professione. Comunque queste sono state sentenze successive che hanno stabilito siamo stati forse i primi, credo, avere gli albi regionali, sì, nella regione toscana. Un movimento per cui a Roma avevano fatto un albo dei medici. Allora ho capito, abbiamo bisogno di una regola, ho già capito. Sì, facciamo. No, perché è definito atto medico. Il fatto di perforare la pelle. Vi spiego però una cosa particolare. Esiste una figura professionale in Italia che è il naturopata. Questa figura professionale non ha nessun riconoscimento in Italia. C'è un movimento che cerca di fare in modo che venga riconosciuto. In realtà in Europa, per esempio in Germania, esiste la figura dell'Heilpraktiker, che è il naturopata. Ma questa figura, che può non essere medica, ha una funzione di coadiuvante del medico, più o meno come la figura infermieristica o il consulente dietista o il fisioterapista, ecco. Per cui in qualche modo non è che non è possibile fare il naturopata e scegliere di curare con quel modo di approcciare il paziente, però bisogna sapere che il naturopata non è un medico e che quindi non può porre diagnosi, seguire la terapia con una prognosi, perché l'atto terapeutico implica sempre la conoscenza di ciò che succederà nel paziente nel momento in cui tu introduci qualche cosa, che sia
un trattamento medico farmacologico, che sia l'infilzione di aghi o qualunque altra manovra, tu devi sapere che cosa succederà, e quando succede qualcosa devi essere consapevole se quello che sta succedendo è legato al tuo trattamento, se è la storia clinica naturale di quella malattia, quindi il tuo trattamento non sta facendo nulla, oppure se ci sono altri fattori che entrano in gioco. Ora, se tu hai studiato medicina, queste cose sono, non è detto che tutti i medici siano bravi, però voglio dire, si presuppone che quando tu hai studiato medicina le cose le hai studiate per bene e quindi sai che cosa stai facendo. Se tu non hai studiato medicina, perché dovresti saperle queste cose? Non certo per l'infusione dello Spirito Santo. Volevo farti una domanda. Sì, io, scusate, solo una cosa, secondo me è il caso a questo punto di stabilire un metodo, perché sennò non ne usciamo vivi. Tu fai l'intervento, più o meno 10 minuti, hai finito, vuoi dire qualcos'altro? Sì, volevo solo completare con un paio di cose su questa strada di io. Ok, allora facciamo una cosa, tu finisci l'intervento, poi facciamo un rapido giro di domande da 30 secondi, un minuto l'uno, a cui tu rispondi, poi passiamo all'altro intervento e facciamo la stessa cosa, se siete d'accordo. Siete d'accordo? Spiega che è per l'audio. Sì, ma non è solo per l'audio, è anche per arrivare a fine sera con qualcosa in mano. Da questa decisione della FNUCEO, quindi della Federazione degli Ordini dei Medici, è nata la necessità di istituire a livello dei singoli ordini dei registri che elencassero i medici che avevano dei titoli acquisiti per definirsi in un certo modo. Quindi io, per potermi definire omeopata ed essere iscritto nel registro dell'Ordine dei Medici di Milano, devo dimostrare che ho seguito un corso di un certo numero di ore, che ho un certo numero di anni di pratica e che continuo a praticare, almeno dichiaro di continuare a praticare la medicina omeopatica, ossia l'antroposofia, l'acupuntura, la Ayurveda, la fitoterapia e così via. Esistono anche degli elenchi fatti dalle singole società scientifiche. Ricordatevi che la FIAMO, la Federazione Italiana degli Omeopati, la Federazione degli Antroposofi, degli Acupuntori, ce ne due e così via, sono registrate in quanto formate da medici come società scientifiche, medico-scientifiche, che fanno parte della FISM. La FISM è la federazione di tutte le società medico-scientifiche in Italia. Tra le altre cose, io per esempio ricopro un ruolo di come partecipante alla commissione delle medicine non convenzionali della FISM, che in genere si riunisce qui a Milano, e che ha anch'essa stabilito delle norme per la formazione. Quindi anche i registri, per esempio, dentro il sito della FIAMO c'è il registro dei medici omeopati, dentro il sito degli antroposofi c'è loro, gli acupuntori e così via. Quindi i pazienti o i cittadini in genere che volessero sapere se un certo signore che fa l'acupuntore o l'omeopata sia realmente un omeopata, può andarlo a cercare in uno di questi registri o della provincia, quindi dell'ordine provinciale, o delle singole associazioni. Questo qui rientra sempre in quel contesto di trasparenza e di corretta informazione per i pazienti, perché il paziente deve pur avere un'idea della figura a cui si affida. Mentre se io vado da un cardiologo e c'è scritto dietro la porta specialista in cardiologia o specialista in nefrologia, lo può fare perché ha fatto una scuola di specializzazione, ci ha attaccato il suo bel diploma di laurea di specialità nello studio, per l'omeopata potrei anche avere un pezzo di carta rilasciato da un ente o da un'associazione che non ha il benché minimo valore. Ci sono stati dei corsi di pochissime ore, di un centinaio di ore, qualche fine settimana, che hanno dato dei titoli. Questi non hanno un valore, o meglio, hanno un valore se messi assieme ad altri che nell'insieme riescono a mettere, come dire, un numero di ore di formazione tale da garantire una minima qualità. Anche qui vale lo stesso discorso: avere un titolo non garantisce comunque la bravura di una persona. Cioè, chirurgo è chirurgo, ma non è detto che sappia operare benissimo come un altro che magari è chirurgo come lui. Lo stesso vale per gli omeopati, per gli antroposi, per gli per tutti quanti, per i camionisti. Uguale, avere la patente non significa che tu sei politici. Anche per quelli che però non fanno borse.
No, Berlusconi l'ha fatto, faceva i corsi con Berlusconi faceva i corsi con Formigoni e con Buttiglione, quindi lui almeno il corso l'ha fatto. Scusami. Facciamo un rapido giro di domande. Migliorare. Hai qualche domanda? Hai qualche domanda? Immaginavo, neanche. Grazie, sì. Intanto molto chiaro, bellissimo, grazie. Già a partire dal riconoscimento della validità delle pratiche complementari, cioè nell'osservazione empirica, in Cina, in India, non avrebbero potuto resistere per migliaia di anni. E su questo poi si apre anche tutto uno sguardo su moltissime altre pratiche che hanno una loro validità empirica, ma che non sono entrate.